Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare Loris e le compagne e compagni di Bartleby per aver organizzato questa iniziativa che ci permette di discutere di questo volume collettaneo e di in qualche modo discutere con Michael alcuni temi che possono probabilmente risultare anche utili rispetto all'agenda politica che i movimenti si danno oggi. Vorrei tuttavia partire un po' descrivendo il progetto che ha condotto alla realizzazione di questo volume, perché tante delle questioni che Loris poneva nella sua introduzione in qualche modo sono state le domande che ci siamo poste quando abbiamo ragionato. Abbiamo avviato il progetto che poi ha avuto la luce in questo volume. Diciamo, il progetto, così per contestualizzarlo, nasce nell'autunno del 2008 negli Stati Uniti, nel pieno dell'esplosione della crisi economica, e dunque di fronte a mentre da una parte venivano dipinti degli scenari, cioè eravamo di fronte dopo anni di pensiero unico, dopo anni dell'impossibilità di uscire dal capitalismo, eravamo di fronte ad una crisi violentissima del capitalismo, e c'era qualcuno che appunto andava evocando come dire, la fine imminente del capitalismo, come se il comunismo o una società post-capitalista fosse lì dietro l'angolo. Nello stesso tempo però non, almeno in quel momento non si vedevano in modo significativo partire delle lotte. Allora, quello che in qualche modo ci incuriosiva in termini tanto teorici che politici era appunto provare a entrare un po' nel merito della capire che cosa il comunismo poteva essere nel presente. Si trattava in questo modo quindi di riprendere, attualizzare, ma nello stesso tempo problematizzare il concetto di comunismo che, come sappiamo, ha un portato storico ingombrante, ecco, mi verrebbe da dire così. Un concetto che risulta scomodo non solo nell'Accademia Americana, tant'è che, diciamo, questo è un aneddoto che però insomma può essere esplicativo. Il progetto iniziale conteneva la parola comunismo. Nel processo di raccolta fondi per organizzare il convegno che poi ha dato forma a questo volume, ci siamo trovati di fronte alla necessità di cancellare la parola comunismo, perché diventava difficile avere dell'Accademia Americana dei soldi per organizzare un convegno che ragionasse rispetto al comunismo. E allora nello stesso tempo però anche i movimenti, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, avevano un po' un'antipatia per l'utilizzo di questa parola. Allora, quello che, insomma, che ci siamo posti era capire cosa e come il comunismo potesse essere attualizzato, cosa e come il comunismo poteva in qualche modo fornirci degli elementi, delle questioni, porci delle domande che in qualche modo ci potevano servire per agire nel presente. E dunque parlare di comunismo voleva dire in ogni caso riprendere Marx, rileggere Marx dentro lo scenario, contestualizzarlo dentro quello scenario, cioè lo scenario della crisi, dell'esplosione della crisi del 2008, però nello stesso tempo provarla a collegare ad uno spazio di lotte che, appunto, ripeto, a quel tempo non erano date, ma che poi avremo visto prendere forma. E dunque si trattava in qualche modo di coniugare un approccio più teorico nella rilettura di Marx ad un approccio immediatamente politico dell'attualità delle lotte. Diciamo, era un'esigenza che stava un po' anche nelle corde di quello che è la prassi politica e l'esperienza da cui veniamo, lo accennava anche Loris, cioè la capacità di coniugare, di tenere insieme la teoria e la pratica, l'intellettualità, la riflessione più teorica.
Io sono convinta, ma immagino di condividerlo con tutte e tutti, che è assolutamente indiscutibile e necessario coniugare teorie e prassi in un percorso che produce dei rimandi continui dall'uno all'altro, la dimensione politica che diventa teoria e la dimensione teorica che diventa politica. Diciamo, una delle cose che mi hanno maggiormente colpito quando alcuni anni fa, forse molti anni fa, mi sono così avvicinata a quello che era il pensiero operaista è quella famosa frase di Mario Tronti, la conoscenza è legata alla lotta. Io credo che assumere questo orizzonte sia un po' quello che dovremmo fare, ma sicuramente quello che spinge e muove, orienta la mia riflessione appunto fra teoria e pratica, perché assolutamente io sono convinta che non sono sufficienti i generosi militanti nell'azione politica, non sono sufficienti i teorici illuminati, ma la scommessa sta nel provare a coniugare queste due dimensioni. Allora, come ripensare il comunismo dentro una proficua comunicazione, discussione tra teoria e pratica, e quindi come attualizzare, come ripensare il comunismo dentro la situazione politica che ci troviamo a vivere. Il volume, poi Loris lo diceva, si rifà a due tradizioni di marxismo critico che hanno in qualche modo innovato il concetto di comunismo, hanno innovato la lettura di Marx contro le letture più tradizionali, ortodosse, e che hanno saputo anche svecchiare e politicizzare fortemente il pensiero di Marx. Quello che però mi interessa dire stasera è che dentro il rapporto fra teoria e pratica ripensare il comunismo ci sembrava efficacemente coniugabile dentro il discorso del comune. Quando dentro le trasformazioni produttive, a cui anche Loris accennava, dentro una nuova composizione del lavoro che è radicalmente mutata, come possiamo immaginare una forma di comunismo capace di stare, di confrontarsi con l'attualità politica? Allora, questo il discorso sul comune era uno dei temi che sicuramente ci stimolava in questo senso. E così per riprendere, magari anticipare una cosa di quelle che poi magari di cui poi magari parlerà Michael, Michael nel suo saggio raccolto in questo volume cerca in qualche modo di riprendere un'analisi e una prospettiva comunista, appunto il comune che sta nel comunismo, quindi in qualche modo entra con a gamba tesa, se così si può dire, nel problema, e lui lo fa, ma poi di questo ce ne parlerà lui, a partire dal rapporto con la proprietà, proprietà privata, proprietà pubblica, insomma, ma di questo ce ne parlerà lui. L'aspetto su cui invece mi voglio soffermare stasera, che mi pare in qualche modo restituisca anche ancora l'attualità, il modo in cui il comunismo può essere ripensato, le questioni che pone, è il rapporto fra singolo e dimensione collettiva, un problema appunto col quale il comunismo si è confrontato, ma sicuramente rispetto al quale il comune ci offre oggi delle risposte, o meglio delle traiettorie dentro cui sperimentare delle pratiche che sono anche diverse, perché nel comune il rapporto fra assunto che il rapporto fra singolo e collettivo è un rapporto estremamente delicato, il comune si propone in qualche modo di andare oltre la tradizione liberale che proponeva la supremazia, il sopravvento del singolo individuo sulla dimensione collettiva, ma di andare anche oltre la dimensione della prospettiva socialista in cui il
la dimensione collettiva diventava l'universale in cui, i singoli si dovevano sciogliere. La prospettiva del comune propone invece un rapporto diverso fra i soggetti e il collettivo, perché nel comune il soggetto produce e al contempo è il prodotto del comune, e nello stesso tempo il collettivo è sempre sia il punto di partenza che il prodotto delle molteplici differenze che le diverse soggettività portano nella dimensione collettiva. Ora, stasera mi sono voluta soffermare su questo rapporto fra singolare e comune, tra soggetto e collettivo, perché io penso che se noi oggi proviamo a ragionare a partire da quelle che sono le esperienze politiche più vicine a noi temporalmente, se non altro, ovvero l'esperienza del movimento delle occupazioni che è partito in una dimensione assolutamente interessante per come è rimbalzata attraverso lo spazio globale, diciamo formalmente partito dalle occupazioni delle piazze spagnole, che però a loro volta riprendevano pratiche, contenuti e discorsi che si erano sviluppati a partire dall'autunno e dall'inverno passati in Tunisia, in Egitto, con dinamiche differenti e problematiche in qualche termine, in qualche modo anche in Libia, nonostante poi lì si apra tutto un altro discorso rispetto al quale non ho nessuna intenzione di entrare nel merito, ma comunque partita dalle accampate spagnole la prospettiva di Occupy Everything ha oltrepassato l'Atlantico, si è in qualche modo radicata in modo assolutamente efficace e decisivo un po' nel cuore, dentro il cuore del problema. Se il problema oggi è il capitalismo finanziario, occupare Wall Street vuol dire andare direttamente dove il problema si presenta. Quindi queste sono state pratiche che abbiamo visto anche poi ritornare in Europa di rimbalzo nei mesi successivi, pratiche che stanno dilagando con alterne fortune. Adesso non è questa la sede per entrare nel merito di questa questione. Sicuramente però queste pratiche hanno alluso, quantomeno alluso, in modo assolutamente efficace a ciò che è il comune, cioè la capacità anche di trovare quell'equilibrio virtuoso tra la dimensione soggettiva e la dimensione collettiva, perché l'esperienza di Occupy sicuramente non ha nulla a che fare con le organizzazioni politiche tradizionali con cui abbiamo imparato a fare i conti negli anni passati, tant'è che è sempre più comune discutere con attivisti, militanti con esperienze politiche alle spalle che si trovano assolutamente spiazzati dentro la pratica politica, la pratica anche della produzione di decisione che viene fuori da quelle esperienze. Però proprio su questa questione della decisione io mi vorrei un attimino soffermare, perché io credo che perché il tema della decisione è assolutamente cruciale per capire, leggere e comprendere l'efficacia di queste esperienze, ma anche il futuro che queste esperienze possono avere. Perché diciamo, io credo che perché una decisione sia al contempo efficace, dunque miri all'obiettivo, e del comune, dunque non risolva le differenze soggettive nella dimensione collettiva, è opportuno che rispetti appunto la dimensione, le differenze dei singoli, però è anche opportuno che sappia individuare efficacemente gli obiettivi, che non si disperda nella miriade di rivendicazioni soggettive che necessariamente, indiscutibilmente finiscono dentro una discussione che è ampia, che si allarga, che tiene dentro le differenze, le differenti soggettività. Quando si parla, io pongo questa questione perché appunto dentro queste esperienze a volte, troppo spesso, mi pare che il tema della decisione inciampa dentro un discorso della necessità di orizzontalità. L'orizzontalità diventa una sorta di ideologia. Ma
Io credo che l'orizzontalità, assolutamente indispensabile per fare comune, non è quella che noi poniamo con un a priori. L'orizzontalità è qualcosa che sta nelle lotte, è qualcosa che si costruisce dentro le singole esperienze soggettive che portiamo dentro queste esperienze politiche. Io credo piuttosto che invece, come a priori, ciò che abbiamo come a priori sono le differenze che i rapporti di produzione stabiliscono fra di noi. Purtroppo, ahimè, non siamo tutti uguali, perché fra uomini e donne ci sono differenze, perché un bianco e un nero sono differenti, perché chi ha una posizione sociale, uno studente non è come un docente, insomma ci sono un precario non è come un lavoratore strutturato, insomma ci sono una miriade di differenze. Chi ha esperienza politica ha una capacità dialettica che non ha chi per la prima volta fa politica, ci sono una miriade di differenze che non si possono non considerare, non si possono omettere a priori, ma diciamo sta lì nella capacità, nella pratica e nell'esercizio che mettiamo in campo, c'è la possibilità appunto di produrre una decisione che sia al contempo orizzontale ed efficace, che quindi ci restituisca la dimensione del comune. Su questo che io vorrei anche un po' sollecitare Michael, Loris e tutte le persone presenti qui oggi, un po' diciamo, che cosa ci dice, cioè, se noi vogliamo utilizzare il tema del comune come una pratica politica che dobbiamo costruire, secondo me dobbiamo anche interrogarci su questa dimensione: come possiamo costruire una decisione che sia al contempo, ripeto, efficace e rispettosa delle singolarità, e a partire da qui costruire istituzioni del comune, dunque consolidare l'esperienza sicuramente ricchissima che viene fuori dal movimento Occupy. Ecco, io credo che questo è un nodo aperto, nulla è scritto, soltanto la pratica, l'esperienza, il confronto e la riflessione collettiva ci possono fornire delle risposte. Ed è con questo che diciamo che io vorrei aprire, quando sarà il caso, la discussione. Grazie.